ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui realizzeremo il dietro del gilet. Come vedete qua i colori sono differenti perché sono almeno 4 volte che cerco di girare il video del gilet, questo video, e anche per il davanti, cioè avevo praticamente finito tutto e poi ho cancellato tutto in quanto non mi piaceva proprio l'impostazione che avevo dato al coso. Per dirle in poche parole, non ci si capiva praticamente nulla e quindi ho deciso di registrarlo di nuovo e spero che venga fuori qualcosa di accettabile. Ho detto non scoraggiamoci subito alle prime difficoltà e cerchiamo di andare avanti. Per cui eccomi qua, colori differenti, un corteccia e un beige stanno molto carini insieme anche questi, per cui ecco, riprovo a fare un altro gileino. Per fare questo gilet servono le prime 4 lezioni che io ho fatto già sul canale, quelle teoriche, diciamo in generale, dove spiego l'avvio dei punti, la maglia tubolare, il cannolé e la maglia rasata. Io queste 4 lezioni ve le metto sia nelle schede che in descrizione e voi potete tranquillamente andare a guardarvele. Le prossime volte non mi attarderò oltre, magari vi dico arrivate al cannolé con un cannolé 4x4, 2x2, eccetera. Oggi rifacciamo insieme anche la prima parte, quindi l'avvio dei punti, il tubolare, il cannolé e l'inizio della maglia rasata, perché è la prima volta che facciamo insieme un lavoro di maglia. E queste cose però le farò abbastanza velocemente perché altrimenti significherebbe ripetere quelle lezioni là. Quindi possiamo iniziare subito e prendiamo quindi i ferri, no? Come dicevamo nell'introduzione, 2,5 per fare tutto il cannolé e poi lavoreremo con i ferri numero 3. Ok, iniziamo con i ferri 2,5 e il filo di colore contrastante. Quindi, se io voglio fare il cannolé corteccia, devo prendere il filo, questo beige, questo panna, scusate. Avviamo 72 punti. Non più dovrai farfalloni amoroso. Notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu ad un giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu ad un giro d'amor. Ecco i nostri 72 punti. Adesso, come ben vi ricorderete, bisogna fare un giro al dritto e uno al rovescio, però quello al dritto lo facciamo sempre con questo colore, mentre nel ferro al rovescio cambieremo il colore. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante. Quel vermiglio d'onesco color. L'altro ferro è al rovescio e per di più con il colore, no, con cui poi andremo a fare il cannolé, quindi questo color corteccia. Ok, facciamo un ferro al rovescio. Onesco color, non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girato, delle belle turbando al riposo. Fatto il ferro al rovescio, adesso bisogna fare 3 ferri di tubolare. E ferri, non giri, ecco. Quando in questo tutorial o in seguito dirò giri mentre stiamo facendo la maglia, intendo ferri, è che mi confondo un attimo con l'uncinetto e quindi dico magari giri al posto di ferri. Nella maglia si chiamano ferri e non giri, ok? Allora, dicevo, un ripassino breve della maglia tubolare. Ne dobbiamo fare 3 ferri, quindi iniziamo adesso facendo una maglia al dritto. Ok? Poi passiamo il filo come per fare la maglia rovescia, andiamo a prendere la maglia, però la passiamo senza lavorarla. Ripassiamo il filo come per fare la maglia al dritto e invece questa al dritto la lavoriamo. Passiamo il filo al rovescio e passiamo la maglia senza lavorarla. Quindi la maglia al dritto la facciamo, mentre la maglia al rovescio la passiamo e basta così senza lavorarla. Ci sento a tuo giro d'amore,
delle belle del blanco riposo. L'ultima maglia è al rovescio, però questa qua logicamente bisogna lavorarla. Benissimo, facciamo la stessa cosa per altri due ferri, quindi lavoriamo la maglia al dritto, no? E invece la maglia rovescia la passiamo senza lavorarla e avremmo realizzato i nostri tre ferri di maglia tubolare. Ma ci sei quattro cino d'amor, fra guerrieri può far pacco, grandi stacchi stretti. Ho tolto il filo di colore contrastante, ecco, e adesso dobbiamo fare i sette ferri a cannolè 2x2. Quindi significa che per tutto il ferro noi alterniamo due maglie al dritto con due maglie al rovescio. Quindi iniziamo con due maglie al dritto. Schioppo in spalla, sciabla a fianco. Poi giriamo il filo e facciamo due maglie al rovescio. Collo dritto, l'uso franco, un cuore casco, un cuore... Giriamo ancora il filo e facciamo due maglie al dritto. Turbante, molto nord. Ok, sempre in questa maniera, due al dritto e due al rovescio per tutto il ferro. Poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango. Nei ferri di cannolè successivi al primo noi lavoriamo le maglie come si presentano, quindi quelle al dritto le lavoriamo al dritto, ok, mentre le maglie rovesce le lavoriamo al rovescio. Fandango, una marcia per il fango. Ricordiamoci sempre di scambiare il filo, no? Quando lavoriamo il dritto e quando lavoriamo il rovescio. Palloni, collo, nevi e salioni, al concerto di tromboni, di... Questi sono i sette ferri di cannolè 2x2, no? Come si può vedere tranquillamente. Adesso dobbiamo procedere a maglia rasata, ma nello stesso tempo anche cambiare i ferri, ovvero questo qui dove sono le maglie era il numero 2,5. Adesso dobbiamo lavorare la maglia rasata con il ferro numero 3, per cui ora quando andremo ad attaccare il filo panna, noi lavoreremo nella mano sinistra ancora le maglie logicamente che si trovano sul numero 2,5, nella destra io prenderò il ferro numero 3. Ok, iniziamo tranquillamente. Di pandate, di cannoni, che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più vrai quei penachini, non più vrai quel cappello, non più vrai quella chioma, non più vrai quell'aria. La maglia rasata, se ben vi ricordate, si ottiene alternando un ferro tutto al dritto, lavorato tutto al dritto, così come stiamo facendo ora, e un ferro lavorato al rovescio. A questo ferro al dritto, che ho fatto al dritto, adesso alterniamo il ferro al rovescio. Prendiamo l'altro numero 3, così alla fine avremo il lavoro sui ferri numero 3. Ok, quindi andiamo a fare il ferro al rovescio. E così dovremo fare fino alla fine, quindi alternare un ferro al dritto con un ferro al rovescio. Per 62 ferri, in 62 ferri. Ecco qua i 62 ferri di maglia rasata, no? Ora dobbiamo dare forma al nostro gilet, quindi in questa parte che è il dietro noi dobbiamo andare a fare gli scalfi delle maniche e la spalla, la scollatura posteriore, va bene, la spalla, un pochino di scollatura. E quindi adesso noi dobbiamo fare delle diminuzioni. In particolar modo noi dovremo diminuire 10 maglie, 5 per parte, 5 a destra, 5 a sinistra. Le diminuzioni in questo caso noi le faremo
all'inizio di ogni ferro, quindi non come nell'uncinetto, no, che noi possiamo tranquillamente farle all'inizio e alla fine. Quindi le faremo adesso qua, poi finiremo tutto il ferro e una volta iniziato di nuovo il lavoro andremo a rifare le nostre diminuzioni. E saranno distribuite così: due maglie subito e poi una maglia per tre volte. Adesso comunque lo andiamo a fare insieme. Iniziamo da questa parte e le diminuzioni le faremo intrecciando le maglie, in quanto si tratta di più di una maglia, no? Infatti sono due. Successivamente, quando dovremo diminuire una maglia, ne prenderemo due insieme e basta, ok? Però adesso guardiamo un attimo qui come fare. Questo ferro lo avremmo dovuto lavorare al dritto noi, però la diminuzione la facciamo al rovescio perché viene un pochino più evidente e quindi più carina. Quindi prendiamo questi fili così, cioè queste maglie, e le andiamo a lavorare al rovescio. Ok, poi rimettiamo questa maglia sul ferro e andiamo a lavorarla insieme alla successiva. Ok, a questo punto rimettiamo il filo al dritto e andiamo a lavorare tutto il ferro al dritto tranquillamente, senza preoccuparci di fare le diminuzioni. Arriviamo fino alla fine e terminiamo appunto tutto il ferro. Una volta terminato il ferro, quello al dritto come vi dicevo, adesso cosa facciamo? Dobbiamo andare a lavorare il rovescio, per cui voltiamo il lavoro e facciamo le diminuzioni qua all'inizio del ferro rovescio, così come abbiamo fatto prima. Quindi prendiamo queste due maglie e le andiamo a lavorare così. Mettiamo di nuovo questa maglia sul ferro e la andiamo a lavorare con la successiva. Ecco, no? E poi proseguiamo tranquillamente tutto il ferro al rovescio. Ci dovranno ritornare 68 maglie, perché 72 meno 4 fa 68. Benissimo, finito il ferro a rovescio, vi dicevo che dobbiamo diminuire una maglia per parte per tre volte, sempre all'inizio del ferro. Le prendiamo insieme perché si tratta di fare una maglia soltanto. Anche se al dritto la prendiamo al rovescio, questa maglia, queste due maglie le prendiamo così al rovescio e le lavoriamo insieme. Ok, e poi lavoriamo tutto il ferro tranquillamente al dritto. Finito il ferro al dritto, adesso all'inizio di quello rovescio facciamo una diminuzione, quindi prendiamo queste due maglie insieme e le lavoriamo sempre al rovescio. E poi continuiamo tutto il ferro sempre tutto al rovescio. Questa cosa che ho appena fatto la devo andare a fare altre due volte, quindi all'inizio del ferro al dritto e faccio tutto il ferro al dritto, all'inizio del ferro rovescio faccio tutto il ferro rovescio, ancora all'inizio del ferro al dritto e tutto il ferro al dritto, all'inizio del ferro al rovescio tutto il ferro al rovescio. Avrò diminuito in questa maniera: 1, 1, 1, 3 per 2 sono 6 maglie, 2 da una parte, 2 dall'altra all'inizio e sono 10. Quindi da 72 maglie, alla fine appunto di tutte queste diminuzioni, sul ferro dovremo avere 62 maglie. Ok, andiamola a fare e poi proseguiamo insieme. Ecco il risultato, si vede anche bene, 5 diminuzioni da una parte e 5 diminuzioni dall'altra. Ecco le due, poi una e una. E anche dall'altra parte si vedono bene, no? Quindi 2, 1, 1 e 1.
L'importante è che abbiate fatto queste diminuzioni sempre all'inizio del ferro, che ne abbiate diminuite 10 in tutto e che quindi qua poi, no, ci siano 62 maglie. Adesso dobbiamo fare 36 ferri. Sempre con 62 maglie, sempre a maglia rasata, logico. Prima di iniziare la spalla e la scollatura posteriormente, la parte posteriore della scollatura. Mi raccomando, se ancora non avete bene, diciamo, l'occhio per andare a contare, no, i ferri, segnateveli semplicemente su un foglietto di carta, perché io, va bene, non lo so, per carità, però credo che questo lavoro non è che lo farete tutto in un giorno. Poi può darsi anche, non lo so, però ecco, vi ripeto, se ancora non sapete contare bene, ecco, i ferri, segnatevelo, così appunto non sbaglierete. Realizzati anche questi 36 ferri, ecco, siamo arrivati a questo punto. Ora dobbiamo dividere queste 62 maglie in tre parti. In particolare, qua mettiamo 21 maglie, qua in mezzo 20 e ancora 21. Le prime 20 serviranno per la spalla, in questo caso di destra, no? E le 20 centrali per la scollatura e le altre 20 per la spalla sinistra. Inoltre dobbiamo prendere un altro gomitolo perché lavoreremo contemporaneamente le due spalle. Dobbiamo da una parte, ecco, andare a diminuire per fare di questo e poi andare in maniera rettilinea e qua scendere così, no? Per ricreare un po' la rotondità della scollatura, ma ora lo vedremo insieme. Iniziamo intrecciando 4 maglie. Ci troviamo sul dritto del lavoro e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima per quanto riguarda le diminuzioni. Lavoriamo quindi queste due maglie insieme, rimettiamo la maglia sul ferro e ne abbiamo tolta una. La lavoriamo insieme a quella successiva e ne abbiamo tolte due. La rimettiamo ancora sul ferro, lavorandola poi con la successiva e sono tre. E poi per l'ultima volta sul ferro la lavoriamo ancora con la successiva e ne abbiamo tolte quattro. Ok. Poi andiamo a lavorare le restanti al dritto. Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girando, delle mele turbando al riposo, narcisetto a tocino d'amor, delle mele turbando al riposo. E ne saranno rimaste in tutto 17 perché una va bene, era quella lì che avevamo sul ferro, poi abbiamo lavorato le altre 16 maglie al dritto e quindi ne saranno rimaste 17 da 21 che erano. Adesso dobbiamo andare ad intrecciare le 20 maglie centrali, queste qui, della scollatura. Narcisetto a tocino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei panacchini. Una volta arrivati qua al segnale, e queste sono le altre 21, no? 21 maglie della spalla, dobbiamo mettere questa maglia qua che abbiamo sul ferro perché la dobbiamo lavorare insieme alla prima maglia in modo che poi risultino 21, altrimenti se non avessimo lavorata sarebbero, no, risultate 22. Quindi questa è la prima. Poi voltiamo il filo e lavoriamo queste altre 20 al dritto, quindi in tutto 21. Quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte giorno. Quindi dopo aver fatto questo lavoro qua, noi avremo 17 maglie per la spalla destra, avremo intrecciato le 20 qui della scollatura e 21 maglie per la spalla sinistra. Adesso voltiamo il lavoro e cerchiamo di ottenere 17 maglie anche di qua, sulla spalla appunto di sinistra. Per cui noi andiamo a fare adesso i 4 intrecci come prima abbiamo fatto qui. Quindi all'inizio del ferro intrecciamo 4 maglie. Giorno gerato,
delle belle te mando a riposo, ma ci sento a tuo giro d'amor. Delle belle te mando a riposo, ma ci sento a tuo giro d'amor. Fra guerrieri può far bacco, quando sta di stretto sacco, schioppo in spalla, ciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, moto nord. Quindi questa sarà la prima, più le altre 16 da lavorare al rovescio, in tutto 17. Poco cantante. Ed invece e 17. Una marcia per... Oltre quindi a fare queste diminuzioni esterne, noi dobbiamo fare anche delle diminuzioni interne, diciamo, al collo, perché per arrotondare un pochino appunto questa scollatura. Per cui adesso andiamo a prendere, come vi dicevo, un filo da un altro gomitolo e prendiamo insieme due maglie. Così. Per montagni, per valloni, con le nevi e salioni al concetto di... E adesso appunto lavoriamo tutte le maglie al rovescio, le 15 rimanenti, no? E in tutto quindi saranno 16. Di pancorde, di cannoni, che le porre tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar, non più vrai. Voltiamo il lavoro e all'inizio di questo ferro al dritto noi andiamo ad intrecciare 8 maglie. Non più vrai quel cappello, non più vrai quella chioma, non più vrai quell'aria brillante, non più vrai farfallone amoroso, notte giorno di torno drato, delle belle te mando a riposo. E 8. Ma ci sei tu a tuo giro d'amore. Per cui questa sarà la prima e continuerò a lavorare le altre 7, 2, 4, 6, 7 al dritto, in modo che in tutto saranno 8. Quindi 2, 3 e 8. Da questa parte devo fare una diminuzione interna e quindi da 17 ne rimarranno 16. Le belle tornando al riposo, ma ci sento ad un giro d'amore. Quindi una e poi altre 15, in tutto 16, e sono da lavorare al dritto. Che rovino alla vittoria, alle glorie... E 16. Ricapitolando, qui ne ho 8 e dall'altra parte ancora ne ho 16. Per cui quando vado a voltare il lavoro, quindi in questo ferro qui, devo andarne a togliere 8, ad intrecciarne 8, in modo che me ne rimangano 8, così come da quest'altra parte. Militar, che rovino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Qui a questo punto saranno 8, questa compresa, e le andiamo a fare, no, al rovescio, quindi una, due, tre e 8. Perfetto. Da quest'altra parte internamente ne dobbiamo togliere una qua e ne rimarranno 7. Quindi una, due, tre e 7. Nel ferro successivo, che è quello al dritto, io vado a lavorare 7 maglie, perché queste sono le ultime e non devo fare nient'altro. Non più trai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle tornando a riposo. E 7. Dall'altra parte invece ne devo togliere ancora una, in modo che da 8 diventeranno 7. Andiamo pertanto a toglierla. Una, voltiamo il filo e lavoriamo
queste altre 6 maglie al dritto, in tutto 7, 1, 2, 3 e 7. A questo punto io ho 7 maglie da una parte e 7 dall'altra, e quindi nel ferro al rovescio io le vado a lavorare tranquillamente, così come si trovano. Marci se tu a tu giro d'amore, delle belle turbando e riposo, marci se tu a tu giro d'amore. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei panacchini. Ho 7 maglie per una spalla e 7 per l'altra, ok? E adesso le vado ad intrecciare definitivamente in modo da chiudere il lavoro. Vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei panacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso. Ok, taglio tranquillamente il filo e da questa parte ho praticamente terminato la spalla destra. Per la spalla sinistra faccio la stessa cosa. Delle belle turbando a riposo, facci se tu a tu giro d'amore. Delle belle turbando a riposo, facci se tu a tu giro d'amore. Fra guerrieri può far bacco. Il risultato finale è questo, ma non lo vediamo bene, per cui adesso io vado a stirare il lavoro e poi ci salutiamo. Questo è il dietro del nostro gilet. Adesso lo metto in questa maniera perché non entra neanche nell'inquadratura. Ok, quindi il cannolè, la prima parte di 62 ferri, le diminuzioni per lo scalfo, il giro manica, poi le spalle, quindi queste qui, e la rotondità del collo. Io spero che sia stato tutto chiaro. Per le eventuali domande usate tranquillamente i commenti, mettete mi raccomando un mi piace e iscrivetevi anche al canale. Ci vediamo la prossima volta con il video nel quale realizzeremo la scollatura a V.